la zona di petardi, sì. Quando esplodono i petardi, sai? Ah, sì. Questa è la zona classica locomotive a vapore. Bello, guarda che riprendo il fumo. Questo è il freno, questo è il freno convoglio e il freno locomotore. Poi il fischio dovrebbe essere non so se è questo il fischio. Dovrebbe, guarda qua il contachilometri, c'è qua la caldaia, questo è il settore di direzione, questo dovrebbe essere la sabbia. Vabbè, qua c'è il tender. Sì, il tender, che quello sarebbe, mi ricordo, per il carbone. Bellissime. Sì. Una bella grande, però, questa. Anche come cabina. Vedo anche il dietro, che questo è proprio bello. Questo è anche quel carbone, diciamo, chiamato sporco, che ne viene dall'est e non è utilizzato. Poi ti impiastra tutta. Sì, ti impiastra tutta. Allora, la durata della locomotiva di per sé come acqua in tra tender e caldaggio sono circa sui 60 km. Poi deve essere rifornita di acqua. Lo possiamo vedere anche 60 km. Qua invece è rifornita con quello stesso che hai. Sì, pian piano si consuma, vedi il livello qua che si abbassa e tramite i manometri qua. Devi reintegrare. Abbiamo le pressioni nei cilindri dei freni, il livello di acqua in caldaia, la pressione nel sistema frenante, la pressione della locomotiva. Tenete conto che la pressione della locomotiva deve arrivare dai più o meno 8-12 bar, non di più, perché di meno non si muove. No. Il forno delle pizze è molto meno. Deve avere proprio la parete della caldaia bianca, sì, per avere l'efficienza della locomotiva. Poi questo 8-12 bar vuol dire che c'è una procedura per riaprire quelli. Sì, per ogni volta mettere il carbone, la locomotiva. Allora, no, la pressione non è qua, la pressione è la parte interna della caldaia, dove c'è la caldaia. Allora, vado nello specifico. Per mettere una locomotiva in pressione, non è che la metti in pressione ci vuole più o meno il giorno prima, neanche mezzo giorno, perché quando si lavate i treni a vapore, la locomotiva è stata messa in pressione già dal giorno prima, se non fate le cose, come si deve, perché se la mettiamo alla sera, infatti vanno rovinati i treni. Mi piacciono fare i macchinisti, sono i macchinisti, seri, non fare andare così, fare i macchinisti.
Ma non mi hanno due. E poi per metterla forse sono giù soldi. Questo volcanamente è la quella che emette il vapore all'interno della l'acceleratore. Il volcanamente è l'acceleratore. Poi l'olubrificazione, l'iniettore di acqua in caldaia, le varie luci perché avevamo le lampadine, c'era il freddo, tipico. La batteria, poi il freno moderabile continuo ed la marcia. Le locomotive a vapore vanno a marcia, non la presa diretta. Con questo qua, così tu. O in avanti o in neutrale. Seconda, terza, quarta, quinta. Qui cinque marce sono. Cinque marce, poi torno indietro e vai a retromarcia. E poi ma lo puoi usare anche come freno motore tornando indietro? No. Quindi tu rallenti solo con il freno, smetti di. Il macchinista sapeva più o meno che velocità andare, cioè sapeva. Cioè a seconda della velocità che marcia sì. Inserito. Questa qua del 22, ovviamente, può essere stata fatta una modifica negli anni 40 per diventare 743 su Asfersia. Ed è quell'azienda che si chiama Automelar che fa i carri armati. Poi basta. Poi... Prego maestro. Noi? Genova. Prego maestro. Allora, questo è l'acceleratore, questo è il sensore di direzione, freno convoglio, freno locomotore, poi il fischio dovrebbe essere. Dovrebbe. Ah, questo. Questo se non sbaglio. Sì, dovrebbe essere questo il fischio. Poi vabbè, qua è la caldaia. Caldaia. Selettore di direzione l'ho già detto. Sì, selettore di direzione l'hai detto. Naturalmente il carbone era, se non sbaglio, qua. Sì. Perché questa non c'ha il tender come la 743. Sì, c'ha il tender. È come già... la 940 e la 835. Sì, che ce l'hanno già attaccato. Sì, questi qua invece servono per oliare. I pistoni, le BL. Pistoni, sì. Bellissimo. E questa, se non sbaglio, dovrebbe essere la sabbiera. Se non sbaglio. Troppo bella. No, le corbellini! Che capolavori! Che... Eccola 640! Bellissima! Ha ha ha.
Che sta andando in là. Si va sulla piattaforma.